Non è un po' storto? No, no, vabbè. Allora, abbiamo appena... Leva il coso, questo si vede bene. No, lo lascio per farlo vedere. Abbiamo appena ritirato il libro dal tipografo. Allora, questo libro è un'opera che nasce casualmente. Non era mia intenzione scriverlo. È stato, diciamo, un atto dovuto per una questione di verità. Perché c'è gente che negli ultimi 2-3 anni, all'improvviso, dopo che ha dovuto subire l'usurpazione di ogni verità, di ogni sovranità, di ogni diritto, eccetera, ha cominciato ad aprire gli occhi e ha cominciato a diciamo, ridimensionare il rapporto che c'ha con la verità e la realtà, mettendo in dubbio le cose più eclatanti che si, diciamo, disvelavano davanti a loro gradualmente. Oh, e c'è gente che si arroga arroga la prerogativa della primogenitura e primordialità della lotta contro il regime. Allora, io qui ho l'amico Giorgio Qual Vitali, testimone nella sua, sulla sua pelle, di una lotta indefessa a ogni livello contro il regime a partire dal 1955. Ma anche prima. 54. Cioè, siamo 47. Sono 53 più 22, 55, 75 anni. La bellezza dei 75 anni che lui fa lotta al regime. E io, molto più modestamente, sono dall'85, veramente no, la prima parte, poi c'ho avuto un intermezzo, ma la prima parte è del 1967, anzi 66-67. Quindi questo per dire che la primogenitura, se c'è qualcuno che la deve rivendicare, questo è Giorgio, e non i cosiddetti avvocati di grido degli ultimi anni che non si sa bene. Soprattutto se supportati da Santa Madre Chiesa. Ma soprattutto non si sa da dove cazzo escono, sì. Scusate l'espressione, ma ci vuole. Allora, proprio per far vedere, allora io le cose le penso prima, io sono un ragionatore, cioè uno che non fa mai cose che, di cui poi si potrebbe, diciamo, non dico pentire, ma comunque rimangiare, no? Io quello che pensavo 60-70 anni fa, in maniera embrionale, fanciullesca, eccetera, è la stessa cosa che penso adesso, in maniera più coordinata, più consapevole, più conoscitrice della realtà che mi attorno, eccetera. Beh, in tutto questo c'è gente, appunto, che si arroga la primogenitura di questa lotta al regime, quando noi abbiamo la documentazione formale, incontrovertibile, catalogata, archiviata, istituzionalizzata. Ecco, noi abbiamo i documenti dove possiamo dimostrare che nel corso degli anni noi abbiamo fatto oltre 500 querele, una diversa dall'altra, contro il regime, per dimostrare 3 o 4, diciamo, elementi essenziali. Primo, che la magistratura è corrotta e che quindi non sapevamo benissimo che non avrebbe portato nessun esito giudiziario di condanna o quant'altro a questa gentaglia. Non solo corrotta, ma selezionata tra i corrotti. Noi lo sapevamo benissimo, mica siamo scemi. La nostra condotta, la nostra storia personale dovrebbe essere abbastanza eclatante, abbastanza illuminante nei confronti di chi osserva il nostro operato. Il nostro operato è inossidabile e inconfutabile. E allora il discorso è: noi abbiamo prodotto questa documentazione agli atti, come si dice in termine legalistico, leguleico, e che appunto dice e dimostra che noi le cose che questi signori si arrogano di dire di essere l'orba loro e che dicono che l'hanno inventata loro, riconosciuta hanno loro, hanno semplicemente copiato la denunce che abbiamo le presentato. Le querele stanno lì a dimostrare che noi 10, 15, 20 anni e più prima di questi signori qua
20-30 anni fa facevamo le denunce per particolareggiate esattamente come oggi propongono loro, ma non copiate da noi, copiate da loro. Allora, a noi ci sta benissimo che ci siano degli emulatori che ci vogliono, diciamo, in qualche modo scopiazzare e anche sovvertire, ci sta bene, da rivoluzionario nato che sono io e Giorgio, figuriamoci se siamo per il, come si dice, lo status quo. Lo status quo, ecco, non mi veniva la parola. No, ma qualsiasi volevo... cambiamento ci va bene. Sì, perché è nella rivoluzione che nasce la storia, che nasce l'idea, che nasce il concetto, che si elaborano i concetti. Se non c'è rivoluzione non c'è divenire, non c'è futuro. E qui siamo al punto di culmine che potrebbe portare alla distruzione della storia, del futuro, oppure all'elaborazione umanistica in maniera esponenziale del destino dell'uomo, diventare un piccolo Deus ex machina in terra. Quindi questo libro ha una serie di funzioni. Primo, di continuare a divulgare le nostre idee, dimostrare che la rivoluzione è essenziale per l'elaborazione dell'umanità in generale, in senso amplissimo, ma soprattutto dimostra che quello che continuano a vantare come loro, questi pseudo rivoluzionari che in realtà sono comandati dalle emanazioni di terza, quarta o quinta barricata, da questa genia derivante dall'organizzazione mondialista bancaria del Fondo Monetario Internazionale, del Vaticano, della massoneria, che sono tutte e tre la stessa cosa, sono infiltrate l'una nell'altra, non c'è più nessuna differenziazione che porta... Aggiungi l'Opus! Sì. Aggiungi Villa Nazareth, ma anche, che sono ai vertici di oggi, sì, ma anche le sacre università cattoliche, sì, di Pisa, di Milano, di Roma e così via, il Sacro Cuore e così via, andiamo avanti. Cioè, questa gentaglia qui, con sé la gente, io mi auguro che qualche coglione abbia qualche dubbio su quello che diciamo noi, non dico che creda a noi, ma che abbia qualche dubbio e che si voglia documentare un po' più a fondo, qui c'è questo libro, fra gli altri che ho scritto, che determina una impostazione di pensiero e di lettura della realtà completamente diversa. Non dovete credere a quello che dico io, come non dovete credere a quello che dicono gli altri, dovete semplicemente mettere in dubbio, a indagare, verificare. E invece che cosa succede? Vado a fare le conferenze e mi comprano uno, due, tre libri, ma che cazzo ci venite a fare alle conferenze? Alla conferenza uno parla un'ora, due ore, tre ore, quattro ore, ma quanto, in quattro ore che vuoi dire? 20 pagine puoi raccontare, 40 pagine, questi qua ci sono 250 pagine di documenti, di informazioni, che per fare una cosa del genere dovreste fare un corso universitario di 3 anni. E vabbè, andiamo avanti. Ma hai perfettamente ragione, dobbiamo dire che ti possono ordinare il libro e il prezzo. Sì, il prezzo, sono andato dal tipografo, mi ha detto che è cresciuto del 300% la carta circa, da un anno circa a questa parte, e adesso lo vendo a 27,50 euro, con tutta una serie di informazioni, di grafici, di illustrazioni di vario genere, non molte perché volevo andare al sodo e non distrarre con le informazioni visive, ma qui alla prima pagina c'è, no, la prima pagina, a una delle prime pagine, qua c'è il ringraziamento, ma voglio dire una cosa importante. Qua dico che il debito pubblico è una truffa creata dai banchieri, e qua c'è l'elenco dei debiti pubblici dei vari stati mondiali, i primi 10, se mi ricordo bene, 3, 6, 9, 10, e l'Italia è all'ottavo posto, quindi non siamo la peggiore economia finanziaria al mondo, siamo l'ottava o la nona, l'ottava, ma a differenza di altre siamo quelle messe peggio
quella messa peggio, perché il debito pubblico è detenuto prioritariamente dalle 20 più grandi banche mondiali, che sono quelle che fanno da prestatori di ultima istanza, che dal nome stesso dovrebbero essere quelle che le comprano alla fine dei giochi, invece sono quelle che corruttivamente, noi abbiamo denunciato varie volte, che cosa fanno? Fanno loro il listino prezzi, determinano loro il prezzo di immissione sul mercato, che dovrebbe essere il venditore a dire, come tutte le cose, se uno ha un appartamento, ha un pezzo di terreno, chi è che stabilisce il prezzo? A parte l'agente immobiliare che si intrufola nella trattativa, ma se uno non vuole inserire l'agente immobiliare, è quello che vende il terreno o l'immobile che decide a quanto lo vende. Poi se uno non c'ha fretta come me, che mia moglie vuole vendere da anni, ma a me non me ne frega un cavolo di vendere, non mi interessa proprio di vendere, chiedo una cifra che in questo momento è fuori mercato, e quindi io sotto il profilo etico con mia moglie sono in pace, però io quella casa lì ovviamente sarà difficile la vendo, ma se la vendo, la vendo al prezzo che dico io, non al prezzo che stabilisce il compratore. Il compratore può dire, guarda, io chiedo 400.000 euro, quello mi dice, guarda, io ti posso dare 350.000 o 300.000, poi se io ho delle motivazioni valide facciamo una trattativa, magari scendo un po' di prezzo, lui mi dà un pagamento un po' più rapido, che ne so, cose del genere, e quindi possiamo trovare un compromesso di mediazione. Adesso i prezzi delle case stanno aumentando enormemente, nella previsione appunto di un'inflazione galoppante, e uno deve andare a svendere, ma quando mai? Non esiste. Quindi per tornare al discorso, allora, questi signori dei cosiddetti prestatori di ultima istanza in realtà sono anche quelli che si chiamano banche specializzate nelle aste dei bot. Allora, tu mi dici come fai a essere prestatore di ultima istanza e avere come società controllata le agenzie di rating che sono tua emanazione, tu stabilisci il prezzo a cui lo compri. Ma perché, dove cazzo siamo arrivati? Non esiste lo Stato, è dello Stato. Oh, lo Stato, questa gente qua li dovrebbe mettere ai ceppi per tutta la vita. Esattamente. Dentro le caverne del Conte di Montecristo. Celestino Quinto, devi prendere il posto di un cadavere. Allora io il carcere di Celestino Quinto l'ho visto, è una cosa che se ci stai una settimana e sopravvivi, riesci a sopravvivere, è un miracolo. Vabbè, insomma, questo è per capirci. Quindi siamo nelle mani del demonio, cioè è il demonio che fa le leggi, che decide quanto e come portare avanti la legalità da parte del cittadino, stabilisce di che morte deve venire e così via. E il cittadino non ha più ecco una cosa importante, questa operazione delle città metropolitane italiane sono la replica delle città-stato tedesche, in cui però là i cittadini votano e decidono del loro governo, del loro amministratore, eccetera. Qua invece addirittura la gente non lo sa, e qui nel libro quella cosa è spiegata ampiamente a livello legislativo, a livello giuridico, a livello intellettuale, culturale, scientifico e così via. Quindi c'è tutta la possibilità di andare a verificare. Oddio, ho perso il filo. Parlavi delle Città-stato italiane, voi non lo sapete, ma una delle più grandi rapine, è una continuazione, sono decenni che ci tolgono le cose da sotto il culo, ma una delle più gravi è quella elettorale, cioè qui c'era a Roma, tanto per dire, c'erano 5 milioni e mezzo di cittadini fra Roma e il contado di Roma, che potevano votare per il sindaco della città metropolitana, che invece sono stati esautorati senza che nessuno dicesse niente e senza che neppure, dopo che noi l'abbiamo pubblicato anche su alcuni giornali tipo Affari Italiani e così via, che non c'è stato nessun cittadino di nessuna ideologia politica, ideologia di qualunque genere, interesse privato, interesse pecuniario, eccetera, che abbia
gridato allo scandalo per la sottrazione della capacità di voto di 5 milioni e mezzo di cittadini, quando poi per decidere il sindaco di Roma sono totalmente in 5.500 disperati, che sarebbero i consigli comunali dei paesi del contado e gli altri consiglieri, chiamiamoli desesperati, e i consiglieri che noi abbiamo denunciato altrettanto. Non gliene frega un cazzo di niente, non è che allora su oltre varie centinaia di querele che abbiamo fatto nell'arco degli anni, non abbiamo mai ricevuto neppure una controquerela. Che cazzo vuol dire? È possibile che nessun... Ma noi anche, abbiamo pubblicato anche sui giornali, le abbiamo pubblicate nei nostri video, su un sacco di siti web, dappertutto dove abbiamo avuto la possibilità di pubblicare. Non ci fosse stato uno che ha detto adesso li stango per bene, sì. Perché non ci hanno stangato? Perché lo sanno, gli facciamo un culo così se ci portano in procedimento. E quindi? È ovvio che mettono in atto la pratica del muro di gomma, cioè del culo di gomma, più. Della nonchalance, no? facendo finta che non hanno visto, non hanno sentito, cioè, e a noi ci tacitano e quindi continuano loro. Ma questa cosa è un reato in corso d'opera, cioè chiunque, anche fra quelli che ci dubito molto, ma anche fra quelli che ci sentono in questo momento, volessero andare a replicare questa nostra denuncia in magistratura o a uno degli operi degli organi operativi tipo la Guardia di Finanza eccetera, andassero a denunciare questa cosa qui, questa è una cosa assolutamente illegale. Cioè il diritto di voto è sacrosanto, è uno dei diritti più importanti del cittadino, cioè tu non mi puoi, senza colpo ferire, senza avvertire nessuno, senza chiedere il parere, senza fare un referendum e dire oh, abbiamo intenzione di mandare a fanculo tutti i 5 milioni e mezzo di cittadini, che facciamo il voto solo a una lista di 5.500, avessero fatto una cosa del genere già sarebbero un briciolo di legalità, invece niente, zero, la cosa non lo sa nessuno. Avessi sentito un giornalista da strapazzo della televisione, dei giornali, del giornale di quartiere, ci fosse uno che ha detto qualcosa di copiando, quella sì, quelle cose lì copiando da noi. Abbiamo denunciato il presidente del TAR del Lazio, abbiamo denunciato una serie di persone, oh cazzo, uno si dovrebbe pure difendere, no? Una volta, a questo proposito, sono andato a vedere come era lo sviluppo delle denunce che avevamo fatto al TAR, perché il TAR è competente per il campo d'operazione, no? Allora sono andato, lui non c'era la volta, non so perché non c'eri, sono andato a vedere dopo vari mesi, dopo aver sentito per telefono varie volte, sono andato a vedere a che punto era la pratica. Quando sono entrato, uno dei giudici del TAR, uno dei giudici di sezione, il giudice della seconda sezione, se mi ricordo bene, del TAR, mi ha visto, io ero nell'androne e lui passava, mi ha visto, aveva capito che io ero lì per parlare con lui, perché già l'avevo altre volte. Allora sappiate che dentro l'ufficio, dentro il palazzo del TAR c'è un posto di polizia e ci sono a rotazione i carabinieri, la Guardia di Finanza o la Polizia di Stato. In quel momento lì c'erano due carabinieri. Beh, lui, questo giudice, è entrato nella guardiola dei carabinieri e è uscito insieme al carabiniere e si è avvicinato a me e mi ha detto mi segua nel mio ufficio. Ma non io e lui da solo, io, lui e il carabiniere. Si aveva paura che facevo culo. L'aveva capito bene che se eravamo io e lui da soli non la passava liscia. Bene, allora questo è il discorso. Mi sembra che abbiamo affrontato i temi. Sì, quello che ci doveva dire l'abbiamo detto. Più peculiari. Chi vuole ed è curioso, se compra il libro. Lo vendo a 25 euro più il costo di spedizione, quindi una trentina di euro complessivamente con il pacco postale di Poste Italiane, e quindi poi chi vuole insomma si toglie un po' di sassolini dalle scarpe, sì. Perché qui raccontiamo una serie di cose, cioè anche le cose più banali. Ho raccontato per esempio qua, ho rilevato
il testo di una denuncia che abbiamo fatto contro Trenitalia, che ti ricordi che ci voleva, sì. Eravamo arrivati, non avevamo fatto in tempo a prendere il biglietto, siamo saliti sul treno, era il giorno del primo colloquio con i fedeli da parte di, sì. di Giorgio Gheorghe Lorenzo, sì. Gheorghe Bergoglio, sì. Bergoglio. Come si chiama? Bergoglio. No, ma il Papa? Francesco I. Sì. Andavamo lì, abbiamo preso il treno urbano praticamente, non c'era, la macchinetta non funzionava, il bar dove vendevano i biglietti era chiuso quel giorno. Esatto, no, era chiuso quel giorno. Ma il bar sì, ma la macchinetta l'aveva La macchinetta si era inchiodata, insomma, vabbè, non funzionava. Insomma, fatto sta che arriva l'ispettore, arriva, come si chiama? Il controllore. Sì. Arriva il controllore e ci voleva fare una multa di 80 euro a testa, mi pare. Sì. Ho detto, senti, 80 euro ti schiaffi in culo, perché io non te do una lira, non solo, ma ti denuncio pure. L'abbiamo denunciato, alla fine dopo 7-8 mesi, un anno, ci chiamano per un comodato, un coordinamento, come si chiama, un accomodamento. Un accomodamento. Una mediazione. Insomma, questo ufficio, per trovarlo è stata un'impresa, non vi racconto che è troppo lungo, insomma, dentro la stazione di Burtina, sì. Girando per i binari come se fossimo degli sciagurati, siamo arrivati a una specie di catapecchia dove dentro c'erano due disperati, più disperati di noi, che si sono informati da noi, non vedevano una persona da decenni, sì. E l'ufficio nazionale di Trenitalia dove andare a fare i ricorsi. Questo per capire, e ovviamente poi non abbiamo pagato, ma quello per dire però che gli abbiamo fatto notare sia al controllore sia ai due che abbiamo incontrato quel giorno lì, che il trattato internazionale ferroviario, il testo unico del trattato internazionale di ferroviario, che è un testo che vale in giro per il mondo, per, sì, tutti, per tutto il mondo, per tutto il mondo, come il libro dell'ambasciata navale, come si dice, sì. Non ambasciata, sì, sì, dell'ammiragliato, sì. Della legge dell'ammiragliato che vale per tutto il mondo, è stata ratificata da tutti gli stati diritto del mondo. Navale, diritto navale. Ecco, quindi lì il diritto navale, questo è il diritto del ferroviario e vale per tutto. E dice che il biglietto si può fare anche sul treno, non allo si stesso, può fare. Allo si stesso fa sul prezzo del bigliettaio, della perché biglietteria. È lì che deve, nel momento che tu lo utilizzi, che paghi, mica prima, è un'irregolarità quella di quindi di far pagare al di fuori. Ecco, così per sapere, per la cronaca, insomma, abbiamo anche affrontato temi più fallaci, tipo questo, diciamo più banali, no? Però sempre col taglio del recupero della nostra sovranità, perché la sovranità si fa valere in qualunque momento, in qualunque ambito, anche contro il controllore del treno. Va rispettata la legge, e la legge è qualcosa che è sempre stato già mediato, certo. No? Cioè, quando si fa una legge, si va in Parlamento, c'è una mediazione di 600 parlamentari oramai, no? Sì. 600 invece di 900. Ma c'è una mediazione, c'è quello che la dice in un modo, quello che la dice in un altro, alla fine si conclude con il testo definitivo della legge. E quella legge è già stata mediata infinite volte, non c'è bisogno di andarla a rimediare, no? Mediare di nuovo. È chiaro? Vabbè, ho detto più o meno quello, tutto quello che c'è da dire. Comprate il libro e capite, cercate di capire l'essenza delle cose. Ovviamente adesso con questo spunto di quello che ti ho raccontato prima delle città-stato tedesche, approfondiremo e poi probabilmente ci sarà la motivazione per scrivere anche un libricino in tema di queste cose. Fra l'altro, in questo libro ci è spiegato il perché la Germania non è più uno Stato costituito, quindi non può stare nell'ambito internazionale, non può redigere trattati internazionali, non può sottoscrivere trattati internazionali, non l'ha fatto, non esiste come Stato. Esiste uno Stato in occupazione militare degli atlantisti, sì. Gli americani soprattutto, ed è una limitazione della sovranità nazionale
determinante, cioè uno Stato sotto occupazione non può legiferare per sottoscrivere trattati internazionali perché non ha il potere militare primario, ma poi anche politico, perché a seguito dell'occupazione militare ci sono state tutta una serie di adempimenti da parte degli americani, francesi e inglesi che legalmente impediscono alla Germania di esistere. Vabbè, ragazzi, sempre so long. Pace e bene. Il libro, voglio vedere se qualcuno lo compra. Più schietto di così, ecco, non si può. Pace e bene.